Altre quattro regioni lasciano la zona gialla per la seconda settimana di giugno, parola del presidente dell'Istituto Superiore della Sanità. Tutta Italia si troverà in zona bianca, ovunque il paese registra già dati che garantirebbero l'accesso alla fascia di rischio più bassa e viste le canoniche tre settimane necessarie per confermare i dati positivi, si avvia la rapida e graduale riapertura in tutti i territori. Ma si annuncia la rivolta dei gestori delle discoteche ancora chiuse e senza una data possibile di riapertura. Su questo il sindacato delle sale da ballo lancia la sfida all'esecutivo. Se entro il prossimo 21 giugno, con l'eliminazione definitiva del coprifuoco, il governo non si esprime anche per la nostra ripartenza, decideremo di riaprire indistintamente dal 1 luglio. Dopo la consegna dei lavori di ieri a Palazzo Butera, alla ditta esecutrice Inco Edile per conto della concessionaria Conscop di Forlì, sono iniziati stamani per stralci funzionali i lavori per la metanizzazione di via Lanza e di via Sant'Antonio. La ditta bagherese ha garantito un finanziamento di 450.000 euro e si è impegnata a reperire altri fondi, almeno il 50%, per il completamento della rete cittadina, il cui costo complessivo ammonta a 13 milioni di euro. A tal proposito, però, tanti cittadini chiedono l'estensione del servizio in tutta la città e non soltanto in questi quartieri. In particolare chiedono l'estensione del servizio nella frazione marinara di Aspra e il sindaco li rassicura. La promessa è stata mantenuta, da oggi si iniziano questi lavori per la metanizzazione, una bella notizia per tutti i cittadini. Le ultime opere di metanizzazione in città risalgono al 2004-2005. Questa amministrazione, sin dal suo insediamento, ha riannodato i rapporti col concessionario e oggi, così come già avevamo detto a fine 2020 durante la conferenza stampa di fine anno, oggi abbiamo effettuato ufficialmente la consegna dei lavori per l'inizio delle zone di Sant'Antonio e Via Lanza e lo stralcio funzionale per la metanizzazione, che non serve soltanto per l'oggi. Si parla tanto di transizione ecologica. Queste sono delle infrastrutture necessarie per andare verso quella transizione ecologica, perché l'obiettivo poi non sarà più il metano ma l'idrogeno, e questa infrastruttura servirà anche per l'idrogeno. Finito questa giornata, da domani al lavoro per trovare le risorse necessarie per completare la metanizzazione di tutta la città, un importo pari a circa 13 milioni di euro. Questo investimento fatto invece sulla zona di via Sant'Antonio e via Lanza è a totale carico del concessionario, quindi il comune non uscirà una lira, ma adesso l'obiettivo è completare e avviare il percorso di metanizzazione per tutta la città di Bagheria, ovviamente con i tempi necessari, ma già siamo in cammino e penso che sia la strada giusta. La durata dei lavori per la posa dei materiali è stata stimata in 8 mesi, ma la ditta ha garantito che si farà di tutto per accelerare i lavori e limitare al massimo i disagi per la popolazione. Le strade interessate sono via Sant'Antonio, via Machiavelli, via San Francesco d'Assisi, via Santa Chiara, via Iacono, via San Vincenzo De Paoli, via Jacopo da Todi, via Cecco Angiolieri, via Ciullo di Alcamo, via Boiardo, via Benedetto Croce, via Carlo Alberto Dalla Chiesa e via Lanza. Lamentele dei residenti per la battigia dell'ex stabilimento balneare Le Capannelle, che risulta invasa da una spessa coltre di alghe in stato di putrefazione che impedisce la balneazione. L'arenile è sporco e inibisce la libera fruizione del mare dagli adulti e ai bambini che vorrebbero giocare con la sabbia, ma sono costretti a imbattersi in questa melma. Si chiede l'immediata rimozione delle alghe, dicono i cittadini. L'amministrazione comunale ha assicurato un intervento di bonifica nei prossimi giorni. Ottima performance degli studenti della sezione design e metalli del liceo artistico Renato Guttuso alla 12ª edizione del concorso internazionale del gioiello Sant'Eligio. Gli studenti, che si sono sempre distinti per le loro realizzazioni e la loro originale creatività, anche quest'anno hanno ottenuto un ottimo risultato con le tre studentesse della quinta E, Cleo Ferrossini, Angelica Guagenti e Samuela Rizzo, e la conferma con una menzione speciale per quest'ultima per l'originalità e la capacità creativa. La sezione è seguita dai docenti del laboratorio Provvidenza Iello e Tiziana Gianguzzi e per la progettazione Silvana Chiello. Amare il mare significa anche averne rispetto, e con questo spirito che sabato scorso, per la giornata dell'ambiente,
Un team proveniente da tutta Italia ha rimosso dalle acque di Isole delle Femmine una rete fantasma tipo Spadara, lunga oltre 2000 metri. La rete, che continuava la sua opera di devastazione dei fondali all'interno della zona B dell'area marina protetta di Capo Gallo, era stata più volte segnalata dai subacquei della Diving Center Saracen. Giornata della donazione del sangue. Ai donatori viene effettuato uno screening sul rischio cardiovascolare e a chi ha un'età superiore a 50 anni verrà effettuato uno studio genetico sulla trombofilia. Mentre chi ha effettuato la vaccinazione con il Covid-19 e il secondo richiamo con la certificazione verrà effettuato un test serologico per accertare il titolo anticorpale. Per prenotarsi è sufficiente inoltrare una mail di richiesta di prenotazione al seguente indirizzo: assessore.lazzara@altavillamilicia.eu. Volontari dell'Associazione Donatori di Sangue Fratres Palermo comunicheranno telefonicamente la data e l'ora in cui il donatore dovrà recarsi all'autoemoteca.